Buonasera amici di DOT, siamo giunti al nono appuntamento e oggi abbiamo un ospite speciale direttamente da Napoli. Chiunque abbia frequentato o stia frequentando i club in giro per l'Italia negli ultimi 10 anni, non può non essersi imbattuto in Diana Donzelli, anima e cuore di tanti e tanti parti che si sono svolti negli ultimi anni, dal 94 ad oggi per la precisione, nonostante lei sia ancora giovanissima, soprattutto nell'animo, e che l'hanno vista protagonista insieme a tantissima musica di qualità, tantissimi DJ affermati sia a livello nazionale che internazionale, spesso per la prima volta in Italia, per la primissima volta in Italia e a Napoli, passando attraverso la sua benedizione sostanzialmente. E quindi per noi è un piacere immenso poter scambiare quattro chiacchiere con lei, affrontando un po' di temi che la nostra piattaforma, il nostro contenitore abbia il dovere di affrontare. Benvenuta Diana. Per anni sei stata al centro del clubbing non solo partenopeo, sei appunto una delle promoter di riferimento della scena italiana, come detto. Quanto è stato difficile costruirsi una reputazione, una credibilità in questo mondo che non è soltanto maschilista, ma spesso e volentieri è anche macista? Quanto è stata dura? Allora, confermo la cosa che dici, che è un mondo maschilista e macista, ma proprio in generale, non solo nel nostro circuito, anzi, forse a volte il nostro lo è un po' di meno. Però ti devo dire che all'inizio è stato veramente semplice, perché nel mio piccolo mondo dove ruotavo, dove iniziavo a fare i miei party, i quali tra l'altro tipo nel 94-95 era residente uno Stefano Miele, che oggi arriva a star, una cosa bellissima, e vabbè, si vedeva già che sarebbe diventato qualcuno. Non lo so, io ero un punto di riferimento di un sacco di giovani, allora erano miei coetanei. Venivano a ballare dove piaceva andare a me a ballare. Io non li portavo solo ai miei party, in tutte le cose belle che c'erano in giro, Officina 99, Velvet, cose meravigliose di quei tempi, li portavo, ma era lo stesso per tante altre cose. Magari li portavo anche dal mio tatuatore, oppure a teatro se mi piaceva qualcosa. Insomma, non lo so, era una cosa molto bella. Io ero contenta di avere tutta questa stima. Eri un influencer senza sapere di essere un influencer. Probabilmente oggi faresti un'altra carriera, o almeno avresti anche un altro tipo di attività. Magari sì, se c'era, non lo so, forse sì. Per i napoletani sì, poi per il resto del mondo non so. Senti un attimo, abbiamo detto che è un mondo macista, forse meno di quanto in realtà il resto della società, purtroppo, colpevolmente caratterizzata. Eppure, nonostante ci sia stato un miglioramento nell'ultimo periodo per quanto riguarda, per esempio, le donne protagoniste delle console più importanti del mondo, leggevo un dato, onestamente non ricordo la fonte, quindi prendetelo tutti quanti con le pinze, ma diciamo che la percentuale di donne protagoniste all'interno delle serate si attesta al massimo al 15%, che comunque è un numero abbastanza ridicolo se ci pensiamo. Tu comunque hai una parte attiva in questo fenomeno, tu sei un promoter molto importante, tu fai e tu produci tantissimi eventi. Cosa pensi da donna e da promoter vada fatto per fare un definitivo salto di qualità? E riusciremo mai a superare magari lo stereotipo in cui una donna di successo, magari per te non è stato il tuo caso, ma comunque una donna di successo deve per forza aver fatto ricorso a degli escamotage o a dei sotterfugi non propriamente professionali? Guarda, per me sono due discorsi distinti, perché relativamente, diciamo, alle quote rosa delle DJ, da parte mia e da parte di, secondo me, di tutti i promoter come me, no? Ultimamente addirittura è successo il contrario. Ti faccio un esempio: io negli ultimi 3 anni avrò fatto almeno per il 70% femmine, vorrei dire, secondo me, anche di più. E in questi ultimi 3 anni è stato un vantaggio essere donna,
te lo posso garantire, questo per quanto riguarda il suonare, essere DJ, no? Io ho fatto tantissime ragazze. Ma è stato proprio un periodo. La ragione della tua scelta, se posso chiederti, a cosa era legata? Cioè, fare 70% donne vuol dire, innanzitutto non ho dubbi che fossero delle artiste di livello, però evidentemente tu sentivi che era anche il momento giusto per proporre una donna in console, immagino. Sì, guarda, tante cose le ho fatte anche in maniera istintiva a volte. Poi si sono, 2 o 3 anni fa, credo, 2018, a gennaio, ho fatto una Pegasus sconosciuta. Non ti dico quanto l'ho pagata, però sicuramente adesso c'è uno zero in più vicino a quella cifra. E lo stesso vale, che ne so, per Onigijon, oppure sempre quell'anno Volvox, Courtesy, insomma, tutte ragazze comunque brave, perché poi possiamo anche dire, magari uno parla dei propri gusti personali, abbiamo sentito tante cose, quindi, però sono ragazze che in modo ne dobbiamo accettare tutto quello che è successo, no? Tu, abbiamo detto, sei attiva dal 1994 e per la tua console è passato praticamente di tutto. Come è cambiata la città di Napoli in questi 26 anni? Come è cambiata la nostra scena? La città ha sempre la stessa energia, la stessa forza, uguale e contraria, buona e cattiva. È meravigliosa e infernale. La nostra scena come è cambiata invece? Guarda, io penso che il cambiamento che è avvenuto a Napoli sia lo stesso che è avvenuto più o meno in tutto il mondo, no? Certo, Napoli è una di quelle città in cui è iniziato prima, presto, come Roma, come forse anche Torino. È cambiato perché a noi non piace accettarlo, ma è la verità, è diventata commerciale, non c'è più mentalità. È questo che è cambiato. Cioè, la nostra scena, che era in mano a persone che avevano un certo tipo di mentalità, è andata a finire in mani di persone che fanno solo business. E allora che cosa vuoi adesso da questa scena? Solo business, basta. Tavoli e cose del genere. Quindi non so se ti ho accontentato nella risposta, ma... No, diciamo che avendo pure io diversi anni di feste, anche se adesso ho un po' rallentato, ho notato, tra virgolette, un abbassamento dei valori, ma proprio come ricerca di... la voglia di offrire un prodotto che abbia un certo tipo di... Però è anche vero che Napoli continua a produrre tanta musica di ottimo livello. Faccio un esempio. Massi e Lucio sono stati 2 resident in Orbit, probabilmente crescendo hanno scoperto interessi e passioni diverse, hanno saputo aspettare, il talento non gli è mai mancato, hanno saputo reinventarsi anche oggi dicono, possiamo dire che è stata una scelta vincente, ma il primo disco di Nuova Guinea, sapendo che dietro c'erano Massi e Lucio, scoprendo che c'era Massi e Lucio, l'avventore del locale magari può aver storto la bocca, quindi comunque sia qualcuno che ci mette, che rischia il culo ogni tanto c'è, e questa cosa qui posso dire la noto più a Napoli che per esempio da altre parti, per esempio Milano è una città che... non ne vogliono i miei amici milanesi, mi sembra una città che si mette meno in gioco rispetto a quello che fa, o comunque sia, fatto salvo alcune eccezioni, musicalmente si espone meno di una Napoli. Non so, tu che hai avuto dei resident di Orbit che oggi hanno i loro party in Ibiza, appunto passando per Guinea, Mystic Jungle Tribe, quindi conosci una Napoli che ha 1000 facce, tu come, che cosa rende tanto unica Napoli, per esempio, secondo te? Cosa rende tanto unica Napoli? Guarda, l'energia di cui parlavamo prima è veramente forte, perché io sono andata, per esempio, quando ho iniziato a fare i party, no? Andavo a Berlino e dicevo, ma io la devo fare questa cosa anche a Napoli, uguale. No, poi l'ho fatta, ho fatto, certo, vabbè, insomma, ho fatto i miei party, ho fatto delle belle cose e ricordo che
non solo alle mie feste, anche in altri posti, tipo il Velvet di cui già ti ho parlato prima, c'era questa cosa forte in pista, guarda, un'emozione troppo grande, un'empatia fortissima, una voglia di condividere, un desiderio di ascoltare questa musica, questo DJ, questa novità, è bellissimo, veramente. I DJ ce lo riconoscono spesso. Una cosa, hai citato Berlino, io non pensavo di arrivare a parlare di Berlino con te, ma mi è capitato di andare al Berghain e pensare, cavolo, se qui suonassero un disco di Danilo, se in questo momento suonasse al posto di questo un disco di Danilo Vigorito, probabilmente ci vorrebbe la protezione civile a fermare l'onda. Io ho l'impressione che probabilmente ci manchi l'organizzazione, ma non c'è mai mancato il contenuto musicale per poter dire la nostra a livello mondiale. Beh, io credo che oggi, se prendessimo appunto i dischi di Marcantonio, non me ne voglia Marcantonio oggi, ma se prendessimo i dischi di Marcantonio, Vigorito, Cerrone, Carola di 15 anni fa e ci facessimo una serata solo con quella, probabilmente finiremmo sulle riviste organizzate con titoli del tipo è stato l'Awakenings più bello, è stato il Berghain più bello di sempre, perché probabilmente quella musica lì non so perché non venga più prodotta con questa voglia, con questa energia, e insomma un po', si è andato un po' persa. Tu che ne pensi? Ma io sono completamente d'accordo e ti voglio aggiungere Gaetano Paresio, perché Gaetano non ce lo dimentichiamo. Eh sì, qui il contenuto c'è. Guarda, io ho fatto un festival con... Mi ricordo che in quell'evento tu volesti lo stage di Poker Flat, di Steve Bug, ricordo bene? Sì, sì, era il mio, in quel momento era la mia fissa la Poker Flat. Però stavamo parlando della techno cosiddetta lavatrice di Napoli, lì che ti sei un po' smarrito. Sì, là mi sono smarrito perché ho parlato di Gaetano e ho parlato pure di questo festival, non so perché, vabbè. E, sì, sicuramente, il contenuto c'è. Ecco, questo ti stavo dicendo, quello che manca a Napoli sono le location, le istituzioni che credono in noi e che ci danno, che ne so, la fabbrica, la chiesa, no, la chiesa no, però sai, un'istituzione straordinaria come succede per esempio in Germania, dove gliele fanno fare, noi invece qua siamo una specie di outlaw e siamo trattati da outlaw e ci dobbiamo arrangiare, dobbiamo vedere come trovare le soluzioni per fare gli eventi, e non è semplice. Eppure qui non è semplice, questo è il problema nostro. I contenuti, come dici tu, il contenuto c'è. Volevo parlare di una cosa con te, e diciamo che il fatto che tu abbia parlato di presenza di contenuto ma di scarso dialogo con le istituzioni mi fa venire in mente, insomma, introduce questo tema che secondo me tu sei la persona adatta per parlarne. Il discorso è questo: io prima del appena esploso il lockdown, non so se si può parlare, se è questo il verbo giusto, insomma, comunque appena siamo entrati in lockdown, tra un lamento e l'altro da parte dei vari promoter e dei vari artisti riguardo alla scarsa considerazione da parte delle istituzioni, una cosa che ho sentito ribattere più volte è stata quando ripartiremo in modo diverso, saremo più collaborativi, faremo quadrato, avremo un'altra etica del lavoro, avremo un'altra morale, ok? Però poi siamo appena ripartiti e io non vedo grossissime differenze rispetto a prima. Forse è presto per poter trarre delle conclusioni, però comunque sia, diciamo che è abbastanza... Se due indizi fanno una prova, diciamo, abbiamo visto diverse feste che non sembrano scostarsi tanto da quello che c'era prima della quarantena. Tu cosa ne pensi di questa cosa qui? Io non avevo dubbi. Io non sono stata così ottimista come te. Ma ti ripeto... Ormai questo tipo di eventi non li realizzano più soltanto persone che fanno questo lavoro per passione, lo fanno persone che lo fanno solo ed esclusivamente per business. I proprietari dei locali ti danno regole,
inaccettabili che oggi tu accetti, perché ogni tanto parlano di noi promoter come dei missionari, ma noi comunque paghiamo le tasse, paghiamo, che ne so, i mutui, le case, gli affitti, che ti devo dire, insomma, dobbiamo lavorare. E quindi dobbiamo accettare anche delle regole che attualmente, magari, che ne so, 5-6 anni fa mai avremmo accettato, perché dobbiamo lavorare. Poi io, cioè, a me piacerebbe trovare un socio come ce l'avevo 10 anni fa, che la pensava come me su alcune cose, almeno dal punto di vista artistico, almeno della comunicazione. Ma non è semplicissimo. Io ho a che fare con persone che sono brave a fare business. O, beh, questo fanno anche eventi commerciali. Questa cosa qui però può darti delle sicurezze che forse in passato magari potevi, su cui non potevi contare. Il fatto che comunque sia c'è delle basi più solide. Sì, oggi ce n'è bisogno, sì, perché comunque bisogna creare delle connessioni per fare i numeri che magari prima io facevo molto più semplicemente. E anche con DJ, insomma, neanche famosissimi. Quindi anche tu ti senti un po' schiava del nome talvolta? Schiava? No, io sono schiava delle connessioni, non del nome, perché potrei continuare come prima, però mi servirebbe la location, il club, mi servirebbe il proprietario del locale che crede in me, ma oggi vogliono fare i promoter, i proprietari del locale. Non so se ti è arrivata, se pure a Roma è così, però è un po' così. Mi sembra, diciamo, un passo molto indietro, quando i locali anni 70 il proprietario faceva le feste, quindi siamo tornati molto indietro, forse troppo, diciamo. Ma un'altra cosa che secondo me può aver senso di affrontare con te, vista la tua esperienza, è tu sicuramente avrai avuto tantissima concorrenza in questi 26 anni, no? Qualcuno magari resiste da 26 anni o da una ventina, insomma, che ancora tiene botta. Tanti altri sono andati e venuti. Sì. A me mi è sempre sembrato che il motivo per cui un promoter, mosso anche dai migliori intenti o dalla più grande passione, poi a un certo punto mollava il colpo, è perché comunque sia il modo di lavorare era un po' approssimativo. Io non voglio dire che le ragioni delle crisi siano l'approssimazione, perché a volte basta fare delle scelte sbagliate pur lavorando bene, no? Però mi sembra comunque sia che negli ultimi anni ci sia stato un boom di feste legato appunto a promoter che lavorano perché pensavano di fare un business facile, quindi lavorando alla leggera, con un po' di approssimazione. Tutto questo sommato al fatto che adesso viviamo in un momento di crisi in cui è molto difficile tenere avere una sostenibilità economica e anche culturale, artistica, tutto questo fa sì che, secondo me, il futuro non prometta tanto bene. Tu che idea ti sei fatta di questo? Del futuro? Del fatto che comunque magari un vantaggio può essere che tutti quelli che lavorano in modo approssimativo, in un contesto più competitivo e più difficile, mollano il colpo prima e rimane soltanto chi ha veramente un contenuto. Questa potrebbe essere una chiave di lettura, per esempio. Ah sì, sicuramente, questo già è successo, ci sono già state le ere del setaccio, non è la prima volta. Sicuramente, quello che tu chiami in modo approssimativo, io lo chiamo mentalità. Cioè, questo qua, il nostro lavoro, quello che faccio io e altri come me, no? È un lavoro che si fa con passione e che si fa anche con in testa anche degli ideali. E quindi, se non è vero, prima o poi, insomma, casca il movente, casca magari al primo fallimento. Uno dice, vabbè, dai, pensavo fosse più semplice, invece non lo è. Però comunque noi dobbiamo accettare che questa è una scena che è andata nelle mani, che è diventata commerciale. E quindi o io trovo un altro come me e quindi magari mi creo un'isola felice con questa persona, oppure continuiamo a lavorare con connessioni così e si fa come si fa in tanti altri posti del mondo, si lavora. Quello che viene più carino all'evento è bene, quello che viene... Cioè, ti dico, per esempio, ho fatto delle cose ultimamente in locali da 400-500, stupende, capito? Perché stavo sola io, stavo da sola,
o magari col proprietario del locale, che però mi accontentava in tutto, e sono venute quelle cose che volevo io, dove abbiamo fatto un po' di ricerca, una comunicazione un po' più adeguata a quella che è la mia mentalità, che ti devo dire un po' all'antica, no? Non lo so, magari ormai sono all'antica, perché dopo poi doveva succedere. Quindi questo è, perché i big event bisogna farli con delle grandi connessioni, e là si perde la mentalità, si perde la bellezza, quella che tu chiami la bellezza del campo. Diciamo che spesso la bellezza risiede nei dettagli, e i grandi eventi sono poveri di dettagli spesso e volentieri, no? Anche la scelta, anche la selezione musicale di un artista spesso nel grande evento è un po' più d'impatto e meno, diciamo, sosa, meno barocca, meno virtuosa. Comunque sì, hai detto una cosa che mi ha fatto venire in mente, mi ha fatto venire in mente uno spunto. Io recentemente, hai detto all'antica, no? Recentemente ho letto sui tuoi social, tu che condividevi uno screen di un messaggio che ti veniva inviato, non so se fosse un SMS, un messaggio di posta, insomma, comunque si trattava di un messaggio privato, di un ragazzo, una ragazza, che ti ringraziava del fatto, comunque, che per anni hai fornito un servizio, no? Un music service, che sei sempre stata una persona ad esempio, e che in modo anche abbastanza figurato, anzi, in modo figurato assolutamente, sei stata la mamma adottiva di tantissimi ragazzi, per più generazioni. Io penso che, oltre al piacere che deve averti fatto ricevere una gratificazione di questo tipo, che credo che non sia impagabile, una cosa su cui vale la pena riflettere è il fatto che ad oggi il promoter o il PR che lavora sui social e fa del digitale l'unico mezzo per far conoscere il proprio prodotto, difficilmente potrà avere questo tipo di riscontro. Questo perché? Perché per poter ricevere un messaggio del genere vuol dire che c'è una conoscenza personale, che c'è un contatto umano tra chi scrive e chi lo riceve, tra chi organizza l'evento, tra chi mette la musica, tra chi fa il tuo mestiere o fa il DJ, e chi con piacere tutti i weekend si presenta a pagare. Tu, oltre a sentirti adulata per quando ricevi questi messaggi qui, non ti capita di pensare al fatto che probabilmente uno dei mali della scena musicale è proprio questo, insomma, il fatto che è tutto molto impersonale? Ma guarda, io non ho paura del progresso, penso che ogni era abbia i suoi supporti, i suoi modi di interagire, in cui succedono le cose. È stato bellissimo per me promuovere i miei eventi per strada e coinvolgere veramente centinaia di persone, non lo so, mi spostavo proprio con 10 macchine ogni volta. Però alla fine anche con i social un po' funziona, ti devo dire la verità, mi aiutano, soprattutto adesso da quando sono mamma che posso uscire di meno. È vero che già c'era, diciamo, dietro un lavoro, e quindi se ho un feedback è perché magari me lo sono meritato, no? Però non è questa la cosa, cioè, non è questa la cosa brutta, secondo me non è brutto cambiare il modo, perché il progresso si deve accettare e basta. Se una cosa è, se un'era è finita. A me non dispiacciono i social, non dispiace avere quel tipo, però come puoi vedere, alla fine ho lo stesso riscontro. Adesso non so se tutto fosse iniziato col social. Probabilmente sarebbe stato più difficile, non te lo posso dire questo, non lo so, però senti, non mi dispiace, se ti devo dire. Hai detto di insomma, non è un segreto che sei diventata mamma, una bambina di 4 anni, dico bene? Sì. Com'è cambiato, oltre a non poter uscire o poter uscire meno, com'è cambiata la tua vita, le tue priorità da quando c'è una figlia? Immagino che la musica che ascolterai adesso sia anche tanta legata all'infanzia, magari meno techno e meno house.
Allora, il rapporto con la musica un po' è sempre lo stesso. Faccio tanta ricerca, compro anche tanta musica. Quello che è cambiato è che posso girare di meno. E mentre, che ne so, 10 anni fa ho sentito Jimmy Jones e Seth Rockstar a Miami o all'Electric Pickle e ho detto questi qua li voglio. E veramente li ho pagati, cioè, come un mio resident. E poi, vabbè, lo sai, no, quello che è successo. Una sera, 9 anni fa, alla Renile avevo Jimmy Jones e i The Lovas. E non erano conosciuti. Ho fatto una festa meravigliosa. Comunque la gente si fidava, quindi la gente è venuta lo stesso. Una cosa interessante, l'hai pagati quanto un tuo resident. E che ne pensi di questi DJ che, o almeno tu, sicuramente avrai avuto tanti artisti, visto che Jimmy Jones poi l'hai fatto l'altro ieri, no? Cioè, è capitato pochi giorni fa. Quindi Jimmy Jones è passato da costare poche centinaia di euro a qualche migliaia di euro. Il discorso è, tu che ne pensi di questo fenomeno in cui gli artisti hanno raggiunto cachet stellari anche a fronte di persone che hanno creduto in loro, anche di fronte, anche nei confronti di persone che hanno creduto in loro quando il loro nome veniva scritto sui flyer con Arial 12 piccolino in basso, insomma. Ma guarda, a me è successo con un sacco di DJ, anche con il mio più grande amore Riccardo. Però a me non, cioè, a me sembra giusto che artisti di un certo calibro arrivino a costare molto di più. Sono altri meccanismi che non vanno bene. Cioè, ti faccio un esempio: visto che comunque un evento per noi è anche un'impresa, no? Finché quel DJ che ti costa 50.000 zeri ti porta un certo numero di persone, allora quella spesa vale. Quando in un momento come questo, per esempio, per farti un esempio, oppure in un momento loro di, perché non è, cioè, il successo non è sempre così, a volte scende, a volte sale, cioè le agenzie, il management, tutti questi qua dovrebbero capire anche questo. Quando il feedback non è proporzionato a i paganti che tu fai, perché noi dobbiamo parlare in ordine di questo, no? Se noi stiamo facendo un investimento anche quando facciamo i promoter, allora gli agenti devono capire, anche i DJ, che si devono un attimo regolare anche sui momenti che vivono le scene, la loro carriera. E la loro carriera. Della loro carriera, ma sì, anche del post-lockdown, che quasi quasi è peggio del lockdown, che noi pensavamo fosse finita, ma io mi sa che ce n'è ancora. No, vabbè, che dobbiamo essere ancora. Non, cerchiamo di essere positivi. Infatti, voglio sapere, e così chiudiamo e ci salutiamo. Che fai quest'estate a Napoli? Anzi, che si fa quest'estate a Napoli? E che si fa a settembre se le tue previsioni vengono scongiurate e si va verso, si continua verso la normalità? Che piani hai? Guarda, ci sono delle cose che stiamo facendo last minute, nel senso, si trova la location, i DJ mai come questo periodo comunque non hanno molte date, a Napoli si balla, Matteo, cioè, quindi noi se facciamo l'evento in questo momento potrebbe essere veramente paradossalmente un momento positivo per noi, però si deve anche capire, perché dobbiamo vedere che succede. Io non ho la palla di vetro e non so che succederà, se avremo quante altre restrizioni avremo. Anzi, secondo me più sull'open air, perché nell'indoor sarà più complicato con queste restrizioni. Cioè, non c'è sostenibilità se ci fate stare 500 persone o 400, 300 in un locale, non possiamo farli questi ospiti. Chiaro.
Chiaro. Non so se mi sono spiegata. Quindi, no. Allora, noi stiamo procedendo così. Da un lato facciamo dei pensieri, delle previsioni ottimiste e quindi diciamo possiamo fare questo, questo e questo, e già abbiamo parlato anche con degli agenti, con delle cose. Dall'altro valutiamo se non dovesse andare bene, se dovessimo avere, che ne so, altri problemi, invece potremmo fare in quest'altro modo, come per esempio adesso abbiamo fatto questa bar room, che è un posto dove si prenotano i posti a sedere, però comunque è diventata una cosa molto carina, ci stiamo divertendo, non è la stessa cosa, però avevamo bisogno sia di lavorare che, e come possiamo vedere, siccome è sempre sold out, anche i giovani avevano bisogno di avere un posto dove andare ad ascoltare la nostra musica. Vabbè, poi anche da credo che da un punto di vista del promoter sia importante, così come del DJ, sia importante comunque avere sempre, cioè vedere il proprio nome, il proprio brand continuare a lavorare con standard di qualità adeguati, magari diversificando l'offerta, perché cioè, altrimenti si rischia di dover ricominciare, di fare dei passi indietro, di dover ripartire dopo mesi, che magari bastava semplicemente adeguare al tiro e riuscire a trovare degli escamotage per comunque avere, soddisfare il proprio pubblico, restare in contatto. Esatto. Diana, è stato per me un grande piacere, temevi l'emozione, ma l'unica fregatura è stata un po' la connessione, dai. Per il resto è andato tutta alla grande, sapevo che sarebbe. Ringrazio tantissimo. Ci vediamo presto in giro, e sperando che sia meno complicato frequentare i locali e insomma spostarsi, va bene? Un abbraccione e buona serata. Lo speriamo. Ciao anche a te.